La storia inizia con Zeus, il sessuomane re degli dei, che ha un'avventura illecita. Ercole è figlio di Zeus e di una donna mortale, chiamata Alcmena. La mitologia greca è impregnata di storie di divinità che si uniscono a donne mortali e che danno vita a dei o semidei. Il concetto di semidivinità significa che questo essere ha dei poteri divini, dei grandi poteri, ma al tempo stesso è mortale, può morire. L'atto finale di Ercole è un autosacrificio. E anche qui c'è un interessante collegamento cristiano con l'eroe che deve soffrire per ottenere l'immortalità. La sua vita sulla terra finisce proprio come l'ha vissuta. Nel tormento. Vuole avere una morte eroica, adatta a un vero eroe. Vuole bruciare su una pira funeraria. Ma quando avviene, sembra una purificazione finale. Quello che muore non è Ercole, brucia la sua carne mortale, quindi si libera la sua anima che va in cielo. Con la morte finalmente Ercole viene redento. Con la sua morte Zeus, il re degli dei, pensa che suo figlio abbia sofferto abbastanza, quindi lo invita a unirsi agli immortali sul monte Olimpo. Quello che vediamo qui è che Ercole è l'eroe degli eroi, il più grande dei grandi. E alla fine di tutto Zeus dice: «Ok Ercole, hai sofferto abbastanza e sei stato così grande che ora ti trasformerò in un dio». Ercole finalmente ottiene la ricompensa che durerà per sempre. Le sue sofferenze sono finalmente finite. Alla fine Ercole resuscita e si unisce al padre nel regno eterno. È un finale che somiglia stranamente a quello di un altro mortale divino, Gesù Cristo. Il documentario Clash of the Gods racconta molti dei principali miti e rivela somiglianze sorprendenti con la Bibbia. La leggenda di Beowulf è una storia inventata e ispirata da avvenimenti reali. Ad oggi gli esperti non sono sicuri di chi ne sia il creatore. Pare che abbia avuto origine in Inghilterra tra il VII e l'VIII secolo d.C., classificandolo quindi il poema più antico della letteratura inglese. Gli avvenimenti del poema hanno luogo nel VI secolo in Scandinavia, ma il poema è stato scritto nell'Inghilterra anglosassone dopo la conversione degli anglosassoni nel 665 d.C. Il cristianesimo aveva appena attecchito in Inghilterra al momento in cui fu scritto Beowulf. Il poema riflette una società che ha un profondo sfondo pagano e include storie che derivano dal suo passato pagano. Questo poema non fa che riformulare le storie in uno spirito cristiano, così che gli ascoltatori possano mantenere un contatto col passato, reinterpretato però in un'ottica cristiana. Ercole deve andare ai confini del mondo per rubare le mele dorate in un giardino custodito da un dragone con 100 teste. Mele, un giardino e un serpente pericoloso. Questo racconto assomiglia alla storia biblica di Adamo ed Eva. Le fonti storiche non ispirarono solo i più disprezzabili temi della Terra di Mezzo, ma anche uno dei suoi eroi principali, il mago Gandalf. Nel Signore degli Anelli, Gandalf guida Frodo nella ricerca votata alla distruzione dell'unico anello. Anche Gandalf è stato paragonato da alcuni a Gesù. Si sacrifica, muore e poi torna vestito di bianco. Quando Gandalf lotta per salvare Frodo, muore metaforicamente e risorge come Gandalf il Bianco. E questo è uno degli esempi in cui possiamo vedere le radici cristiane di Tolkien. Un dio pagano con molte sfaccettature e un salvatore che resuscita. Due figure potenti del mondo antico, entrambe parte di un personaggio principale. Questo è ciò che rende Tolkien così unico. È molto bravo ad unire motivi cristiani e pagani. Le influenze religiose dietro al Signore degli Anelli si rivelano completamente nel climax dell'epopea. Per come si conclude la storia,
non è Gandalf a salvare il mondo, ma Frodo, il personaggio di Gesù. Un confronto accurato tra l'Odissea e il Vangelo di Marco rivela alcuni parallelismi sconvolgenti. Entrambe le storie ruotano attorno alle difficoltà di un eroe, Odisseo e Gesù. Entrambi i personaggi hanno un passato da carpentiere. Odisseo era un abile falegname, si era persino costruito da solo il palazzo a Itaca. Gesù era figlio di un carpentiere e in un passaggio del libro di Marco ci si riferisce a lui come al carpentiere. Ma la somiglianza più affascinante è la visita di Odisseo nell'Ade e gli ultimi giorni di Gesù sulla terra. Entrambe le storie iniziano con un banchetto. Odisseo e i suoi uomini stanno banchettando nel palazzo di Circe. Gesù e gli apostoli si ritrovano per l'ultima cena. Poi, mentre i compagni dormono, entrambi gli uomini attendono sofferenti il momento dell'inevitabile incontro con la morte. Quando Odisseo viene a sapere da Circe che deve andare nell'Ade, se ne dispera. Il motivo è, come lui stesso dice, nessun mortale è mai andato nell'Ade e ne ha fatto ritorno. Gesù sta per morire, consuma l'ultima cena con i suoi discepoli, perde speranza nella vita perché sa che deve affrontare la croce. Alla fine, Odisseo andrà nel mondo dei morti e farà ritorno. Gesù morirà sulla croce e risorgerà nuova vita. Queste somiglianze possono essere qualcosa più di coincidenze? Non può essere che tutti questi miti, storie e leggende siano un modo che il diavolo utilizza per confondere le cose su Dio, sul suo piano della salvezza e sulla nostra ricerca di redenzione. Prima del secondo secolo d.C. non ci sono tracce di racconti di divinità che risorgono. Solo quelli successivi contengono rimandi ad antichi dei che risuscitano. La prima copia dell'Odissea risale solo al X secolo d.C., il che significa che le somiglianze possono essere state aggiunte dopo la morte di Cristo. Ma rimane il fatto che vi siano somiglianze. Elementi come salvatori nati da madri vergini, alluvioni, cielo e inferi che hanno fatto parte dei miti da sempre. La spiegazione è che la promessa di un salvatore risale all'inizio e fu fatta ai nostri progenitori nel giardino dell'Eden. Quando Adamo ed Eva peccarono, fu loro promesso che sarebbe arrivato un salvatore nato dal seme della donna. E Dio disse al serpente: «E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo. E tu ferirai il suo calcagno». Da allora i discendenti del popolo di Dio hanno sempre atteso l'arrivo del Salvatore che avrebbe redento i perduti. E da quel giorno, nel giardino dell'Eden, il diavolo ha provato a contraffare la profezia del Salvatore che viene. Questo modello si ritrova in quasi tutte le più grandi civiltà, dalle prime testimonianze scritte. È per questa ragione che molti scettici mettono in discussione l'esistenza di Dio. Ma c'è una fondamentale differenza fra tutti questi modelli di Salvatore. Il Salvatore nella Bibbia, Gesù Cristo, morì e resuscitò. Quasi tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che Gesù Cristo visse nel primo secolo, predicò il regno di Dio e fu crocifisso. Ma ciò che è successo dopo è una delle questioni più controverse della storia. Gesù è resuscitato dalla morte ed ha affermato di essere il figlio di Dio. È una leggenda o un racconto mitologico? Per i cristiani, tutto dipende dalla risurrezione. E oggi vedremo se ci sono prove sufficienti che la supportino. Qui con me abbiamo Tim Callahan, direttore della rivista Skeptic e autore di Secret Origins of the Bible, e il dottor Gary Habermas, considerato una delle autorità mondiali sulla resurrezione, preside del Dipartimento di Filosofia e Teologia presso la Liberty University, e autore di diversi libri sulla resurrezione, di cui il più recente è The Case for the Resurrection of Jesus. Tim, cominciamo con lei. Nel suo libro lei suggerisce che la resurrezione non è per nulla autentica, ma è semplicemente un retaggio dall'antica mitologia e dalle religioni mistiche. In particolar modo nel suo libro menziona la storia di Osiride, Iside e Dionisio. Può spiegarci cosa vuol dire? Beh, la resurrezione è legata alla morte e, come avete detto, alle storie di Iside, Osiride
è di solito Dioniso, che nella mitologia greca ha poi avuto un culto separato. E tutti questi soffrono di una morte terribile in qualche modo. Dioniso viene fatto a pezzi e mangiato dai titani. E poi resuscitano fisicamente dai morti. Sta quindi dicendo che la storia di Gesù è un riassunto di queste storie che si rifanno ai principi della mitologia? Non direi esattamente un riassunto, ma penso che, fondamentalmente, le prove non siano sufficienti. Bene, dottor Habermas, qual è la sua risposta a questo? Prendiamo per esempio Adone. Adone è il dio antico di cui abbiamo dati più chiari, ed è risuscitato dai morti. Abbiamo 4 racconti che dicono che è risuscitato, il più antico è del secondo secolo d.C. Gli altri risalgono a periodi compresi tra il secondo e il quarto secolo d.C. Il primo racconto che abbiamo su Ade è del terzo secolo d.C. e, Iside e Osiride sono divinità di una religione chiaramente precristiana. E non c'è alcuna resurrezione. Iside e Osiride non risorgono. Osiride, in particolare, non risorge. Bene, Tim, come risponde? Vorrei sottolineare che molte volte le uniche copie che abbiamo dei miti sono piuttosto recenti per quanto riguarda le copie scritte, molto meno giovani se consideriamo quelle sotto forma di immagini su vasi con personaggi e vicende di miti. Quindi siamo sicuri che le loro origini sono decisamente anteriori. Bene, dottor Habermas. Se parliamo di storie su vasi o altri reperti, non c'è comunque traccia della risurrezione. Non ci sono divinità che risorgono di cui abbiamo notizia prima del secondo secolo. Ci sono centinaia di profezie messianiche nell'Antico Testamento che annunciano la vita di Cristo. Le probabilità che l'uomo porti a compimento solo 8 di queste profezie è 1 su 10, seguito da 17 zeri. Israele, il popolo eletto da Dio, aveva ricevuto, mediante Abramo, la promessa che il Salvatore del mondo avrebbe avuto origini ebree. Tutto il sistema sacrificale era impostato nella prospettiva di quel giorno. Ma dopo 400 anni di schiavitù sotto l'impero egizio, Israele cominciò a credere alle superstizioni esoteriche dei culti del mistero. Fu poi liberato dalla mano miracolosa di Dio e portato nella terra promessa, dove alla fine costruì la grande città di Gerusalemme, crocevia del Mediterraneo. Nel 217 avanti Cristo, poco dopo Alessandro Magno, Israele cadde sotto i Greci. Il governatore Tolomeo Filopatore emanò una legge per cui tutti dovevano offrire sacrifici agli dei greci, altrimenti sarebbero stati ridotti in schiavitù. Mentre Israele regrediva nella scala sociale e il potere di Roma aumentava, il desiderio di Israele di avere un salvatore si concentrò su qualcuno che li avrebbe liberati dall'oppressore. Ed è per questo che quando Gesù Cristo venne in modo umile per salvarli dal peccato, non lo riconobbero. Erano in cerca di un eroe regale più simile a Perseo o Teseo che li avrebbe condotti in una rivoluzione contro i tiranni del mondo, innalzando Israele a un potere politico superiore e dando inizio a un'era di pace. È Gesù il Messia, l'unto, l'inviato dal Padre per essere il salvatore di Israele e del mondo? I cristiani credono che Gesù sia l'unico ad aver adempiuto le antiche profezie delle scritture ebraiche, l'Antico Testamento della Bibbia, e questo pone le basi della loro fede nel Messia. Gran parte degli ebrei non è d'accordo. Dicono che il Messia non è ancora arrivato. Ma cosa ci dicono davvero le prove? Parliamo di questo argomento con il dottor Michael Brown, presidente della Fife School of Ministry della Carolina del Nord, e autore di più di 15 libri, tra cui una serie in 3 volumi intitolata Answering Jewish Objections to Jesus. E qui abbiamo il rabbino Shmuley Boteach, autore di Face Your Fear, opinionista del Talker Magazine e una delle 100 voci più importanti della radio in America. Michael, chi è il Messia? Cosa significa e perché credete che Gesù sia il Messia? Il concetto di Messia viene dalla parola ebraica Messia, che significa l'unto.
Durante un certo periodo Dio si è rivelato al popolo di Israele nelle scritture, ma non secondo me o secondo te, perché ci sono diverse correnti, diverse opinioni e diversi gruppi nel giudaismo. Ci sono ebrei atei, ebrei molto tradizionali e riformisti, ed ognuno ha una visione diversa. Ma una cosa certa che abbiamo è ciò che sta scritto nelle scritture. E durante un certo periodo della storia Dio ci ha parlato, parlando agli ebrei del Messia, che sarebbe venuto e morto per i peccati del suo popolo e sarebbe stato rifiutato dal suo popolo, ma accolto dalle nazioni del mondo, e che sarebbe venuto, sarebbe morto e risorto prima che il secondo tempio fosse distrutto. Se Gesù non è il Messia, allora nessun altro può esserlo, perché il secondo tempio fu distrutto 1900 anni fa, e le scritture proseguono dicendo che avrebbe avuto dei sacerdoti come ministri, il cui compito sarebbe stato quello di far tornare le persone verso Dio. Si parla di riconciliazione, proprio come è successo a me. Tramite lui, la conoscenza di Dio sarebbe arrivata ai gentili nel mondo, e poi sarebbe stato accolto dal suo popolo e sarebbe tornato. Shmuley, cosa in particolare non vi fa credere che Gesù sia il Messia? Beh, io credo che Gesù sia il Messia cristiano, nel senso che ha portato la salvezza e la redenzione alle nazioni non ebree del mondo, e il cristianesimo è una grande religione. Non è sicuramente il Messia ebreo, perché per gli ebrei il concetto di Messia è completamente diverso rispetto a quello cristiano. Il Messia ebreo ha una missione politica e non una missione spirituale. Non abbiamo bisogno di un Dio uomo per avvicinarci a Dio, non ci serve un intermediario. Dio, ed è chiaro nel libro di Samuele, non è un uomo, ed è un sacrilegio per gli ebrei credere che un qualsiasi essere mortale possa essere divino. Inoltre, e questo è molto importante, il Messia deve adempiere le profezie messianiche, come è scritto in Isaia 11. Deve fare in modo che il lupo giaccia con l'agnello, cambiare la natura umana, allontanandola dalla belligeranza e dalla natura animale. Isaia, capitolo 2, deve trasformare le spade in vomeri, deve portare un dominio universale di pace, deve eliminare dal mondo le morti indiscriminate. In questo mondo dove non c'è giustizia, il Messia non è ancora arrivato. Ok, Michael, cosa mi dici riguardo al fatto che non abbiamo la pace che Shmuley considera una condizione essenziale della venuta del Messia? Innanzitutto cita alcune profezie che sono considerate capisaldi e ne tralascia delle altre, perché Gesù le ha compiute e solo Gesù lo ha fatto. Per esempio, le profezie in Isaia 42, Isaia 49, 50 e 53, che parlano della sofferenza del servo del Signore, rifiutato dal suo popolo ma accolto dalle nazioni gentili, che porta salvezza e redenzione a coloro che gli credono. È un'affermazione interessante il fatto che la missione del Messia sia politica in contrapposizione a quella spirituale, ma poi cita tutti i passaggi spirituali, come Isaia 11, che parla di tutta la terra colma della gloria di Dio, e Isaia 2, che parla del Dio di Israele portato a tutte le nazioni del mondo. Ovviamente è una missione spirituale. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. Gran parte del mondo non ha riconosciuto il Figlio di Dio perché stava cercando l'eroe sbagliato, adorando strani idoli e falsi dei. L'apostolo Paolo afferma che gli idoli sono in realtà demoni. Le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Or io non voglio che voi abbiate parte con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Satana è stato così bravo a confondere il mondo intero sull'arrivo del grande eroe salvatore. Il Dio dell'universo ha lasciato il suo trono nei cieli per salvarci umilmente dalla morte eterna e, non riconoscendo chi fosse, l'abbiamo inchiodato ad una croce. È riuscito a rendere cieca la gente di fronte al grande evento cosmico usando semplicemente storie mitologiche. Ebbene, sta facendo la stessa cosa di nuovo. Facciamo un salto avanti di 2000 anni. I supereroi fecero la loro comparsa nelle edicole nel 1933 sotto forma di ciò che oggi chiamiamo fumetti. Jerry Siegel e Josh Shuster crearono ed introdussero il personaggio di Superman nel mondo. Trassero ispirazione dal concetto di Übermensch, superuomo, di Nietzsche, per affermare che non c'è Dio, ma solo un essere umano superiore. All'inizio lo crearono come un uomo calvo e pazzo che utilizzava le sue capacità telepatiche sul genere umano. Quando iniziò la Seconda Guerra Mondiale, i disegnatori ebrei decisero di cambiare il personaggio cattivo in un eroe buono, nella speranza di nascondere le sue influenze tedesche e di renderlo più attraente per le case editrici. Ma il centro della storia rimane la filosofia di Nietzsche. Non c'è alcun dio se non questo superuomo.
si accenna al fatto che quando si è nei guai è Superman a salvarci, non il prete. Il regime nazista di Adolf Hitler prendeva spunto dalla filosofia del superuomo di Nietzsche per sostenere che uomini superiori avrebbero governato il mondo, la razza ariana. Una volta eliminato Dio dal quadro, non vi sono dubbi su quanto l'uomo possa affossarsi cercando di raggiungere i suoi obiettivi egoistici. Nonostante questo, lo Übermensch di Nietzsche si fece strada nella cultura popolare e nel corso degli anni Superman è stato quasi adorato come una divinità, un personaggio mitico che viene dall'antichità. La storia si è forse ripetuta, cercando ancora una volta di sostituire il vero ed unico Dio del cielo. Gli antichi dei della Grecia, di Roma o dell'Egitto esistono ancora, solo che oggi hanno una tuta elastica. Superman e Zeus, Batman e Ade, Aquaman e Nettuno prendono spunto da divinità di culture completamente diverse. Superman rappresenta tanto la figura di Mosè quanto quella di Cristo. Viene da un altro mondo, ha tutto questo potere e salva davvero le vite. La nostra redenzione non arriverà da qui, dice il mito. Saremo invece salvati dall'esterno. Batman, il detective della notte oscura, il grande protettore di Gotham. I suoi genitori furono uccisi dinanzi a lui in tenera età. È il più grande detective del mondo, è il più grande artista delle fughe del mondo, ed è il miglior combattente corpo a corpo del mondo. È pieno di soldi e non è certamente qualcuno da affrontare. Uno dei motivi per cui la grande popolarità di Batman è tanto longeva è che la sua iconografia è quella di un demone. Se guardiamo i quadri e le immagini dei demoni medievali nei musei, troviamo il pipistrello, le corna. Ha anche il modo di camminare persino simile a qualcosa di oscuro e cattivo e le sue origini risalgono ad un atto di omicidio. Eppure è dalla nostra parte. Wonder Woman è una perfetta rivisitazione dei miti antichi. Le Amazzoni, secondo gli scritti di Omero, venivano definite come una tribù di donne che viveva senza uomini, soldatesse e guerriere estremamente efficienti. Flash, il più veloce uomo del mondo, che può quasi muoversi alla velocità della luce, che può correre su un edificio e che può veramente attraversare l'oceano prima di avere il tempo di affondare. C'era il Flash antico e c'è il Flash moderno. Il Flash antico è rappresentato da Hermes o Mercurio dell'antica mitologia. Lo si nota immediatamente guardando l'elmo con sopra le ali. Si riferisce al dio dei messaggeri. In maniera molto affascinante, gli artisti che oggi creano fumetti stanno facendo un gran lavoro, prendendo le antiche favole dei miti e trasponendole nel futuro. Siete con me? Jack Kirby, uno degli artisti che ha disegnato Superman all'inizio, racconta da dove trasse ispirazione. Per qualche motivo mi sono ispirato alla Bibbia ed ho creato Galactus e Silver Surfer, che ovviamente è un angelo caduto. Ha disegnato molti dei fumetti più venduti, come i Fantastici 4, Thor e Capitan America. Prendete nota dei temi spirituali delle loro storie e visto che i fumetti sono riadattamenti dei miti, appare logico che creò un'intera nuova serie di fumetti intitolata Nuovi Dei. Lo sceneggiatore del film di Superman del 1978 non nasconde le sue intenzioni di creare somiglianze con la storia di Cristo. Krypton doveva essere un posto semibiblico, dove la gente parlava in un inglese molto raffinato ed elegante. È chiara la metafora di quando Jor-El invia Superman sulla Terra, come Dio ha mandato Cristo a salvare l'umanità. You will travel far, my little Kal-El. Il vero nome di Superman è Kal-El, che nella traduzione ebraica significa voce di Dio, identico alla descrizione di Gesù nel primo capitolo di Giovanni. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. La parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità.
Le somiglianze tra Gesù e Superman si possono vedere anche nelle immagini. Superman viene mandato sulla Terra dal cielo da suo padre come bimbo inerme. Arriva dallo spazio come Mosè arrivò in un cesto. Fu cresciuto da genitori comuni e nell'edizione numero 1 della Action Comics del 1939 il nome di sua madre era Mary, Maria, ma fu successivamente cambiato in Martha. Secondo il sito web Comic Vine, il nome del padre di Superman è Jonathan Joseph Giuseppe Kent. Mary, Martha, John e Joseph sono tutti nomi di persone che hanno circondato la vita di Gesù. E proprio come Gesù passò del tempo nel deserto prima che iniziasse la sua missione terrena, Superman passò del tempo in Siberia prima di iniziare la sua missione terrena. Nello screen test del film Superman del 1978 si rivela che Clark Kent ha 30 anni prima di iniziare la sua missione sulla Terra. Età? 30. Guardate cosa dice il regista Bryan Singer all'Hollywood Reporter sul suo film Superman Returns. Questa era una storia su Cristo. Tutto sta nel sacrificio. Il mondo, sento i suoi lamenti. E cosa succede? Prende una coltellata nel fianco e poi cade sulla terra crocifisso. È una cosa che rimane impressa negli spettatori e mi è piaciuto così perché ho sempre trovato il mito di Cristo commovente e attraente. Ovviamente è chiaro che Superman sia stato creato come un tipo di Cristo, ma quale tipo di Cristo è in realtà? Il suo acerrimo nemico è Lex Luthor. Lex significa legge in latino. Qui abbiamo un personaggio che viene rappresentato come un dio, ma che lotta contro la legge, che è esattamente la descrizione dell'anticristo. Qualcuno che prende il posto di Cristo, ma che ne è ben lontano da riflettere il suo carattere. Se Superman è un'allegoria di Gesù, allora questi fumetti su Superman posseduto da un demone che si stanca di servire la razza umana e cerca di distruggerla non si adattano bene al contesto. Superman non viene a salvarci dai peccati, ma piuttosto dai poteri tirannici opprimenti in vigore. Un mito di cui sappiamo qualcosa. L'uomo d'acciaio non è l'unico personaggio dei fumetti che ha somiglianze con la Bibbia. Ne abbiamo già sentito parlare. La sua iconografia è quella del demone. DC Comics ha di recente pubblicato un numero di Batman, il 666, scritto da Grant Morrison. Secondo la pagina wiki di DC Comics, la copertina raffigura Batman con l'ostello di Betlemme che brucia alle sue spalle ed intorno a lui. Notate che Gesù è nato in una mangiatoia proprio fuori da un ostello a Betlemme. La storia è colma di simboli di occulto ed immagini blasfeme, arrivando fino al punto in cui si dice che Batman vendette la sua anima al diavolo. Quindi, se Batman è chiaramente la raffigurazione di un demone, allora contro chi sta combattendo? Come risultato delle influenze egizie sui supereroi, le religioni misteriche si sono intrecciate alla trama fin dalla prima comparsa in TV di Batman negli anni 60. Il Re Tut era un personaggio ricorrente e fa parte del club delle piramidi. Anche altri idoli si fanno strada sul set. Nell'edizione del 1992 di Batman Il Ritorno, il cattivo chiamato Pinguino era stato portato su un fiume dentro ad un cesto quando era neonato, una somiglianza diretta con la storia biblica di Mosè. David Hughes raccoglie le insinuazioni su Mosè affermando nel suo libro intitolato Comic Book Movies che lo scrittore trasse ispirazione da Mosè nel far uccidere dal pinguino tutti i primogeniti di Gotham. Yeah. È il momento. Qui ci sono i nomi di tutti i primogeniti di Gotham City. Proprio come me. Li aspetta un destino terribile come il mio. L'inversione della storia biblica di Mosè che lo rende malvagio è un indizio sull'identità di Batman. Mosè ha attributi simili a Gesù, come i nemici di Batman, come se volessero far capire al pubblico che in realtà Cristo è malvagio.
Questo è il motivo per cui i registi hanno deciso di far nascere Pinguino a Natale e morire a 33 anni, un ovvio rimando alla nascita e alla morte di Gesù Cristo. Anche in Batman Forever ci sono immagini bibliche, soprattutto in Due Facce quando incontra l'enigmista per la prima volta. L'opera d'arte di Due Facce sullo sfondo della parete è Gesù con la corona di spine. C'è un candelabro a sette braccia, incenso fumante, un animale che brucia ed una tavola con un banchetto. Gli elementi che erano associati al santuario ebraico. Elementi del grande piano di Dio per eliminare il peccato. Il sacrificio nel cortile esterno rappresenta il sacrificio di Cristo. Il candelabro a sette braccia rappresenta le sette fasi della Chiesa. Il tavolo con il pane di presentazione rappresenta la parola di Dio. L'incenso che fuma verso il cielo è un simbolo delle preghiere che salgono al cielo. E lo scopo del santuario era di far abitare Cristo sulla terra tra di noi. Sembra quindi appropriato che Due Facce, personaggio dualistico, abbia questi elementi nella sua abitazione. Cristo assunse una natura umana e peccaminosa, ma era Dio giusto allo stesso tempo. La dualità fa parte dell'esistenza che dovette superare, assumendo la natura umana peccaminosa. Il personaggio di Due Facce sembra essere una rappresentazione distorta del tipo di Cristo, come si vede ancora più chiaramente nel film Il Cavaliere Oscuro, che ci fa credere che colui che salverà il mondo, in fondo, sia cattivo. Questa è la visione occultista di Gesù Cristo e nel mondo, al contrario di Batman, dove il Cavaliere Oscuro è l'eroe, Harvey Dent, che poi diventa Due Facce, è conosciuto come il Cavaliere Bianco. Un altro parallelo con la vita di Cristo è che Harvey è un avvocato che fa osservare la legge, un mediatore nelle corti, come Cristo è il nostro mediatore, avvocato alla corte del cielo. Seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. La definizione di avvocato è difensore presso la corte di giustizia. Due Facce ha anche somiglianze con il dio sumero Isimud, un dio a due facce raffigurato con i due volti che guardano in direzioni opposte. Isimud è il messaggero e consigliere di Enki, una divinità associata con la creazione, proprio come Gesù che è il messaggero di Dio ed è associato con la creazione. C'è anche un elemento comune che Joker e Gesù condividono. Gesù parlava per parabole che molte persone non capivano. Joker, il nemico di Batman, parla per enigmi che nessuno capisce. Joker è la rivisitazione dell'antica divinità egizia Osiride. Osiride è sempre stato raffigurato come una figura verde con in mano un bastone da pastore ricurvo. Joker afferma persino di essere un dio. Victory is inevitable, for if knowledge is power, then a god am. E visto che Osiride era considerato un dio egiziano come il dio associato al giudizio, anche lui sarà un naturale nemico di Batman. Catwoman, della serie di Batman, è un'amalgama della dea egizia Bast. Questo è stato fortemente sottolineato nel film del 2004 Catwoman della Warner Bros. Nei primi secondi del film passano davanti agli occhi degli spettatori immagini di Bast geroglifici, immagini di sette del gatto, di stregoneria e del mao egiziano. La storia racconta di una donna che viene risuscitata da un mao egiziano, falsificando l'alito vitale che Dio dà ad Adamo nel libro della Genesi. Il gatto poi la conduce da Ophelia Powers, un'adoratrice di Bast. Notate la frase «Unitevi a noi nell'adorazione della dea gatta Bast» nella parte superiore della sua pagina web. Ophelia rivela che il mao egiziano è un gatto sacro del tempio che ha fatto risuscitare molte donne per renderle Catwoman, donne gatto. Dio è Bast,
Un'immagine di Michelle Pfeiffer che recitò la parte di Selena Kyle in Batman Returns collega Bast alla sua versione di Catwoman. I am Catwoman. Hear me roar. Forse il più acerrimo e spettacolare nemico che Batman deve affrontare è Joker. Molti film di Batman hanno alluso al fatto che Joker fosse il diavolo. You ever dance with the devil in the pale moonlight? You ever dance with the devil by the pale moonlight? Shall we dance? Dopo che Joker balla la luce pallida della luna in una chiesa, apparentemente sembra dare indizi sul fatto di essere il diavolo. Per esempio, quando passa le carte, ci sono diverse immagini di demoni, dragoni e serpenti. La descrizione di Satana. Il dragone ed il vecchio serpente sono immagini del diavolo. Notate come solo la carta del Joker stia bruciando. Da un punto di vista occultista, sembra che Gesù voglia vedere ardere il mondo. Le parole del trailer del Cavaliere Oscuro gettano luce sulle immagini. Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Starting tonight, people will die. I'm a man of my word. Gesù è un uomo di parola. Nel principio era la parola, e la parola era Dio. Joker era un uomo senza possedimenti. No matches on prints, DNA, dental, clothing is custom, no labels. Nothing in his pockets but knives and lint. No name, no other alias. Gesù, allo stesso modo, non aveva possedimenti terreni. Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Gli uomini malati sono attirati da Joker. Sono gli schizofrenici paranoici, gli ex pazienti di Arkham, il tipo di menti che Joker attira. Egli ne guarì molti, colpiti da varie malattie, e scacciò molti demoni. E non permetteva ai demoni di parlare. Joker sostiene anche di aver salvato un uomo che credeva di sentire le voci. Just go away. He said he'd go inside and replace him with bright lights. Like Christmas. È Gesù che divide le persone tra buoni e cattivi nel giudizio, così come fa Joker. Hey Joker. At midnight, I blow you all up. If, however, one of you presses the button, I'll let that boat live. So, who's it gonna be? Harvey Dent's most wanted scumbag collection or the sweet and innocent civilians? E tutte le genti saranno radunate davanti a lui. Ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E questi andranno nelle pene eterne, e i giusti nella vita eterna. Guardare l'universo di Batman è come guardare il mondo attraverso gli occhi gnostici di Satana, dove tutto è al contrario. Un'idea che lo scrittore aveva in mente quando creò Joker è alla base delle carte che distribuisce. Non sono carte da gioco, ma piuttosto tarocchi. Infatti, il culmine del film tra Joker e Batman è pieno dell'immaginario dei tarocchi. A mezzanotte, il destino dei giusti e degli ingiusti verrà deciso. Un riferimento all'ora profetica della mezzanotte del giudizio. Batman lancia Joker dal tetto appena in tempo per poter salvare il giorno, solo che lui si impiglia con la gamba sinistra. Sospeso tra due pali, Joker ha la posizione del crocifisso. Con la videocamera riorientata al contrario, sembra Cristo appeso alla croce, molto simile alla carta dei tarocchi chiamata l'appeso, che raffigura un uomo appeso ad una croce al contrario. Secondo il sito tarotteaching.com, l'appeso significa sacrificio, arresa, sottomissione, intermediazione o mediatore. Caratteristiche che descrivono Gesù Cristo. Molte pagine sui tarocchi citano questa somiglianza. Joker sembra essere basato sulla carta dei tarocchi Il Matto. Persino lo scrittore Graham Morrison, scrittore della serie di Batman Arkham Asylum, sottolinea nel suo libro Super Gods.
Al centro del Cavaliere Oscuro c'è stata una performance di grande stile, in grado di bruciare e confondere lo schermo. Era difficile riconoscere le fattezze del bello e giovane Heath Ledger sotto le cicatrici ed il trucco di Joker, ma dalla prima apparizione è diventato padrone dello schermo. Da quando mette una matita nella testa di un uomo fino a quando penzola come l'appeso dei tarocchi, condannando Batman a vivere in un mondo capovolto di oscurità e pazzia. Ironicamente, il film a cui Heath Ledger stava lavorando quando morì per overdose aveva una scena in cui moriva appeso e viene mostrata la carta dei tarocchi dell'appeso. Grant Morrison ammise, prima del libro Super Gods, di aver inserito molti significati dei tarocchi nella storia di Batman, come scrisse per la DC Comics, per esempio facendo apparire il Matto Santo, il Joker cosmico che spunta dalla carta dei tarocchi del matto, diventa un'altra descrizione di Gesù, chiamato occultamente Gesù Cristo, il Matto Santo. Gesù divenne il capro espiatorio. Lì, deriso e schernito, è come il capro dedicato ad Azazele, il demonio del deserto, nel giorno dell'espiazione. Invertendo così il racconto biblico e rendendolo malvagio, ora potete capire perché l'unica carta che brucia nella notte oscura è quella del Joker. Dal punto di vista occultista, non è il dragone o l'antico serpente o il diavolo, è Gesù. Tutta la serie di Batman è essenzialmente un punto di vista luciferino, dove il diavolo è il salvatore, un punto di vista che rimane valido per molte storie a fuori.